Diamo la linea all'amica Valentina Sacco con la sua rubrica dedicata ai libri. L'apprezzatissima autrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio ha presentato a Montorio Alvomano, presso il Chiostro degli Zoccolanti, il suo ultimo libro, L'età fragile, edito da Einaudi. L'incontro con l'autrice è stato curato da Luciana Del Grande in sinergia con il Comune di Montorio Alvomano e le associazioni Onde Libere e Rifiuti Zero Abruzzo. Non le chiedo qual è l'età fragile perché lei lo spiega immediatamente, insomma, che non si tratta di un'età fragile, si tratta in generale della fragilità riscontrata in qualunque fase della vita e anche su qualunque soggetto dei soggetti presenti. Sì, sembra che ogni personaggio reclami per sé questa definizione di fragilità, perché ciascuna fase di vita lo è a suo modo. E lei dedica questo libro a tutte le sopravvissute, chi avrà modo di leggerlo può capire benissimo di cosa si tratta. Adesso non svegliamo troppo i particolari, però comunque parla di un fatto di cronaca, parte da lì, di cronaca violenta nei confronti di delle ragazze e su come questo fatto poi influisca su tutti i superstiti, quindi su tutti coloro che l'hanno vissuto più o meno da vicino. Come crede che siano cambiate le cose nel tempo? Ma intanto le sopravvissute vengono presto dimenticate, forse perché sono scomode e forse perché ci ricordano che riguardo alla violenza di genere finora niente mai è cambiato veramente. Speriamo che questo invece sia un momento, che sia il momento giusto sull'onda emotiva del caso Cecchettin, perché ci sia veramente una rivoluzione culturale e nei comportamenti. Io ho avuto l'impressione, leggendo questo libro, che è come se lei volesse affidare alla società la cura nei confronti non solo delle ragazze ma di tutti i giovani che magari si mettono nel mondo, e lo dice in una frase quando con grande sofferenza la mamma di una vittima dice non siete stati in grado di prendervi cura di mia figlia. È un po' questo il messaggio? Ma sì, la cura dovrebbe essere è affidata a una complessità che parte dalla famiglia, continua con la scuola e su un livello più ampio finisce con la società in generale. Sicuramente la collettività e lo Stato devono farsi carico, per quanto loro compete, di mettere in atto tutte le misure di protezione perché le donne possano vivere libere e sicure. Non è la forza su una fragilità, ma è la violenza su una fragilità, ed è una violenza che su una fragilità fisica, su una, in una condizione di disparità di forza fisica. Ma il problema è proprio quello, che c'è sempre un mancato riconoscimento della fragilità. Sappiamo quanto sia difficile per il maschile riconoscere e anche mostrare le proprie fragilità. Questo certo è anche questo un frutto del patriarcato, ma qui apriremo un discorso lunghissimo. Il problema è che
ai figli maschi è stato tante volte insegnato a non mostrare la fragilità, anzi è stato insegnato a non avere la fragilità, a non piangere, a non scoprirsi, non mostrare i sentimenti, e questo ha provocato dei danni gravissimi. Quindi tante volte è proprio lì il nodo. Il romanzo vede due piani temporali intrecciarsi nelle vicende personali di una madre e una figlia che fanno i conti con se stesse e la realtà che le circonda. L'autrice scava nelle zone nascoste, meno rassicuranti dell'animo umano, che scopre le sue fragilità, la sua solitudine e la sua impotenza. Il ruolo di figlia e di madre della protagonista graffia l'emotività del lettore, lo fa sentire scomodo di fronte al dolore, vulnerabile davanti alla piaga della violenza di genere, alla sua potenza distruttiva e ai suoi effetti. L'inverno tra il 2020 e il 2021 erano ancora mesi di parziale lockdown. Stavo viaggiando verso Roma con una persona e era una giornata bellissima, limpida, le montagne tutte innevate, e viaggiando, guardando, abbiamo detto: ah, quello è il posto, quella è la montagna, ti ricordi di quelle ragazze, ti ricordi quando è successo? Ricordavamo molto poco. E credo che la mia scarsa memoria faccia parte di una sorta di rimosso collettivo. Là per là se ne parlò molto, però poi, non lo so, almeno nei miei ricordi è come se avessimo avuto tutti quanti fretta di dimenticare. E forse da quello mi è venuta invece l'urgenza di raccontare, naturalmente legandolo poi a qualcosa di mio, altrimenti sarebbe stata, cioè, un po' come copiare dalle cronache dell'epoca, non era quello che mi interessava. Ma secondo me la cosa interessante che potrebbe essere una spiegazione di questa fretta che abbiamo avuto di dimenticare, di passare oltre, è che questo fatto di sangue così violento, così terribile, è accaduto proprio a noi, proprio da noi. A fare da sfondo alla narrazione il dente del lupo sotto il Monte Camicia nel gruppo del Gran Sasso e il delitto del Morrone, vicenda realmente accaduta nel 1997. Spesso cita l'Abruzzo come uno dei personaggi più invadenti, forse anche dei suoi libri. È tanto presente, lei lo rappresenta benissimo, anche magari la sua scrittura, no? È forte e gentile proprio, no? E quindi ci sono questi paesaggi. Quanto influisce l'Abruzzo, l'aver vissuto in Abruzzo, nel suo scrivere? Come lei ha detto giustamente, l'Abruzzo è un vero e proprio personaggio, è un territorio con delle caratteristiche particolari di forza che influisce molto sui personaggi, sulla vita dei personaggi. Le geografie sono determinanti nella vita delle persone, e questo io cerco di raccontare anche nei miei romanzi.
Abruzzesi, devo dire che poi ci rispecchiamo tantissimo in quello che scrive. Lei ha scritto anche Bella Mia, che è un libro che parla della vita dopo il sisma dell'Aquila del 2009, ma si è anche spesa poi a seguito della sentenza contro la Commissione Grandi Rischi, ma non solo, anche per quanto riguarda quello che è successo a Rigopiano. Lei ha scritto anche un racconto commovente sulla montagna e su quanto questa possa avere anche degli effetti distruttivi sull'uomo, quindi insomma lei partecipa anche alla vita sociale dicendo la sua, che immagino non sia sempre facile. Sono immersa nella vita di questo paese, nella società e quindi certo partecipo, do il mio piccolo contributo, per esempio in questo momento dico viva l'Italia antifascista.